Friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Parliamo della Ferrari, del Gran Premio di Brasile. Beh, raga, io penso che il commento è abbastanza impietoso. Nonostante a livello di classifica abbiamo perso poco, dalla McLaren in generale, nel corso del weekend siamo usciti con 36 punti di svantaggio dai 29 con cui entravamo. Il problema, la cosa preoccupante della Ferrari è semplicemente l'involuzione su tutta la linea. Cioè, non c'è stato un singolo settore dove Ferrari non si è involuta rispetto alle gare che abbiamo fatto ultimamente. Io ve l'avevo detto, ci si può giocare il mondiale e si può vincere se si è perfetti. Se non si è perfetti, il mondiale non arriva. Vedendo oggi la Ferrari, ragazzi, ho i miei dubbi che questo mondiale possa arrivare. Perché la Ferrari è talmente imperfetta da risultare difficile. Anche il solo pensiero che nelle prossime settimane possa cambiare qualcosa. Ora c'è la sosta, 2 settimane, come era storicamente, però ragazzi, io faccio un'enorme fatica, anche perché andiamo a Las Vegas, pista dove si dice sì, Ferrari è favorita, ma anche la McLaren va veloce nelle piste veloci, quindi io andrei piano a dire che Ferrari è strafavorita. Andiamo in Qatar, pista dove la McLaren è iperfavorita, e ad Abu Dhabi dove comunque anche loro saranno forti. Quindi, bisognava guadagnare punti un po' ovunque. Ieri è stata l'occasione perfetta per guadagnare punti, visti gli errori che ha fatto la McLaren. Purtroppo è mancata la Ferrari, è mancato il team. E questo ci porta a pensare che se non si migliora a 360 gradi, ragazzi, i mondiali non arrivano. Chi ha visto le Ferrari che ha vinto i mondiali ha capito qual è la grande differenza rispetto a oggi. C'era un team diverso, coeso, di qualità. Oggi non c'è niente di tutto ciò. Come al solito, prima di continuare, invito a iscrivervi a questo a tutti i miei canali. Se volete, lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza e c'è l'aiuto di sostegno al canale tramite gli abbonamenti e le donazioni. Vi ricordo che c'è Patreon, se volete i video in anticipo, video specifici, video di videogiochi, di racing game. Di Formula 1 trovate un abbonamento molto economico e c'è, vi ricordo, anche Instant Gaming se volete i giochi scontati fino al 90%, le prevendite, le gift card, gli abbonamenti DLC trovate tutti in descrizione. Allora, purtroppo ragazzi, il weekend brasiliano ci ha dimostrato come Ferrari non ha assolutamente limitato nessuno dei difetti che ci ha sempre avuto questa stagione e nelle stagioni scorse. Allora, parliamo principalmente prestazioni. Allora, dal punto di vista delle prestazioni, ragazzi, la Ferrari com'è stata in pista? Disastrosa. Sull'asciutto ci avrebbero asfaltati. Meno male che ha piovuto, perché se non avesse piovuto, ragazzi, il mondiale costruttori sarebbe stato chiuso, eh. Sull'asciutto la McLaren avrebbe messo a segno una doppietta assolutamente definitiva per il mondiale costruttori. D'altronde abbiamo visto che nella gara sprint, dove non c'era neanche tutta questa temperatura alta, la McLaren ha dominato. Si è potuta permettere anche di far rallentare i piloti, di fare il gioco di squadra, qualcosa che si vede raramente in Formula 1. Ciò ci ha fatto capire quanto la McLaren è superiore alla Ferrari in condizioni normali. Io ve l'ho detto, quando la temperatura dell'asfalto sale, il problema è che la Ferrari cala. La macchina ha gli stessi problemi di inizio stagione. Nelle piste molto calde, crolla a livello di prestazioni. Non a caso, nella sprint, Sainz non ha mai trovato il ritmo. È partito lento ed è arrivato lento, inspiegabilmente dopo gare pazzesche, e Leclerc è semplicemente crollato a un certo punto con le gomme, anche nella sprint. Sintomo che purtroppo la macchina ha sempre gli stessi problemi. Nella gara normale, raga, col bagnato, era un'occasione ghiotta. Leclerc che non riesce a superare praticamente nessuno in pista. Alla fine si fa superare anche da Max. E poi abbiamo visto il primo a crollare con le gomme intermedia. Richiede un pit stop quando era evidente che la tattica migliore sarebbe stata rimanere in pista, perché sapevamo che sarebbe arrivato uno scroscio ancora più potente. Bastava aspettare 10 minuti, 10 minuti erano 4 giri e mezzo, 5 giri, 6 giri, e Leclerc sarebbe rimasto fuori, avrebbe potuto fare la stessa strategia delle Alpine e di Verstappen. No, lui chiede il pit stop, il team lo accontenta, anche là il team si deve imporre, devi dire guarda, rimani fuori. Cerca di impegnarti, rimani fuori perché sta arrivando il bagnato. Ed invece, come al solito, errore grossolano della Ferrari, di Leclerc, che è il primo a crollare con le gomme. Quindi, anche il pilota, ragazzi, si è evoluto in questi mesi. No! Leclerc è rimasto il solito pilota che spesso e volentieri non riesce a gestire il mezzo. Raga, parlano i fatti, non sono cose che mi sto inventando io. Sainz, peggio ancora. Sainz è ancora quel pilota che
passa dalla giornata straordinaria dove fa le cose miracolose alla giornata terribile. Ennesimo errore della stagione anche di Sainz, ennesima uscita di pista. Come ho sempre detto, qual è la grande differenza? I piloti Ferrari, se escono di pista, distruggono la macchina. Gli altri piloti, sono usciti tanti di pista ieri, è capace che rientrano in pista e finiscono il Gran Premio anche in zona punti. Citiamone un, Hamilton. Lawson, sono stati tanti a rimanere in pista nonostante delle uscite. La Ferrari, se sbaglia, se il pilota esce di pista, distrugge la macchina. Quindi Sainz è l'unico più grave, parte con la Pinto, che è uscito di pista e ha distrutto la macchina. Quindi danni per il budget cap per l'ennesima volta. Ci siamo a fine stagione, ho capito. Però se tu vai a valutare quello che ha fatto, faremo la classifica a fine anno dei danni che i piloti Ferrari hanno fatto in pista e siamo tranquillamente sul podio anche quest'anno, eh. Sintomo che non va bene. Perché l'anno scorso stavamo sul podio dei danni fatti in un anno, quest'anno siamo sul podio. Quei 3, 4, 5 milioni che ogni anno fai di danni sono 5 milioni che devi sottrarre al budget cap, allo sviluppo dell'auto. Quindi, come abbiamo visto, la macchina non andava per niente, né sul bagnato né sull'asciutto. La gestione gomme è stata pessima e i piloti hanno continuato a dispensare i loro errori, cose che fanno sempre. Ci siamo salvati per un unico motivo, uno. Perché la McLaren, grazie a Dio, fa peggio di noi. Certamente nella sprint ha fatto una doppietta che gli ha fatto guadagnare anche diversi punti. Però in gara, grazie a Dio, abbiamo una McLaren che fa più danno di noi. La grande sconfitta di questa stagione, anche per il campionato piloti, è la McLaren. La McLaren poteva fare nettamente meglio. Avrebbe dovuto stravincerlo questo mondiale piloti, dato che da più di metà stagione è la miglior macchina in pista e non riesce a vincere mai. Brasile era la favorita e non ha vinto. In Messico era la favorita e non ha vinto. A Austin, diciamo che era allo stesso livello della Ferrari e non ha vinto. Cioè, se andiamo a vedere quante gare... A Monza era la favorita e non ha vinto. Quante gare non ha vinto la McLaren? È inaccettabile. Questo ci ha aiutato a noi. Questo ci aiuta a tre gare dalla fine a essere ancora, diciamo, in lotta. Ma ragazzi, 36 punti sono tanti, non sono pochi, come molti vogliono far credere. In più, devi sperare che continuino a fare i danni. La cosa positiva è che Piastri si è ripreso sull'asciutto, sul bagnato... Ha fatto cagare, ma ragazzi, si va verso luoghi come Las Vegas e il deserto arabo che non pioverà. Cioè, sappiamo che in quei luoghi non pioverà, quindi avremo di fronte tre gare dove non piove. Bene per la Ferrari, perché i piloti Ferrari sul bagnato sono disastrosi. Come al solito hanno riconfermato quanto sul bagnato non sono all'altezza. Sono dei mezzi piloti, piloti che sull'asciutto vanno forte e sul bagnato no. Quando tu sei così già non puoi essere un campione totale. Parliamoci chiaramente, i veri campioni sono quelli che sono stati bravi a fare grandi gare in tutte le condizioni. Ecco perché ci torna utile Hamilton, l'Hamilton che conosciamo, non quello di queste ultime gare. Se Hamilton l'anno prossimo viene e ha una propensione a stare ai massimi livelli, ci può aiutare, perché di errori ne vedremo di meno rispetto a Sainz e Leclerc. Bene o male, se piove, finalmente abbiamo un pilota che può massimizzare. Perché ragazzi, Ferrari quando piove è disastrosa. Cioè, c'ha due piloti disastrosi, parliamoci chiaramente. Sia a livello di velocità, sia a livello di gestione gomme, sia a livello di errori. Parlano i fatti. Non è che me le invento le cose. Quindi, andiamo verso tre piste dove non piove sicuro. Andiamo verso tre piste dove McLaren continua a essere favorita. Difficile vincere il mondiale in queste condizioni. Perché, ripeto, Piastri l'abbiamo visto, è tornato forte. Lo sapevamo che sarebbe tornato forte. Che fai? Cosa fai? Sarà complicatissimo provare a strappare il mondiale costruttori alla McLaren, che è superiore come macchina. Lo era anche in Messico. Sono state le capre che mi hanno scritto tu qua, tu là. La gente non l'ha vista le prove libere in Messico. In Messico le prove libere hanno detto semplicemente che la McLaren era più veloce della Ferrari per i due terzi della pista. Ecco che hanno detto le prove libere, se qualcuno l'avesse vista. Questo ha detto. Quindi... ragazzi, capiamoci, la McLaren oggi è la miglior macchina, è inutile girarci attorno o illudersi. La Ferrari ha una macchina che alle volte va meglio, alle volte va peggio, molto attalenante a seconda delle temperature. Se fa caldo è un problema, tipo in Qatar, nonostante è notte, farà caldo e sarà un problema. Ad Abu Dhabi pure, a Las Vegas un po' di meno perché si corre, cioè si abbassa parecchio la temperatura. Però di base, ragazzi, abbiamo una macchina che ha evidenziato le problematiche che aveva inizio stagione, pacchetti di aggiornamenti che non hanno cambiato la situazione. I pacchetti di aggiornamento hanno solo reso la vettura più veloce nei tratti veloci. Questo hanno fatto, raga.
La macchina come andava nelle curve a inizio stagione va oggi, come mangiava le gomme a inizio stagione più degli altri e mangia oggi. Quindi evoluzione non c'è stata. I piloti, ripeto, da 4 anni, se andiamo a vedere lo storico dei piloti, fanno sempre gli stessi errori ripetuti, hanno sempre le stesse caratteristiche. Sainz c'ha le giornate top, le giornate dove si perde misticamente, non si capisce il perché. Leclerc non riesce a gestire le gomme mai, è sempre il primo a crollare. Questa è la problematica. Ragazzi, possibile che questi piloti in tutti questi anni non siano riusciti ad evolversi? No, non si sono evoluti. Sono rimasti con i pregi e difetti che c'avevano 4, 5, 6, 7 anni fa. Raga, ecco perché poi Ferrari è stata costretta a prendere un altro pilota. Non che Hamilton sia la soluzione, perché Hamilton è tutto da vedere se potrà essere la soluzione al problema. Però sulla carta, se vedi Hamilton, quando andava bene, va a compensare tutte le problematiche che hanno i piloti Ferrari oggi. Errori su errori, bagnato non si va bene, gestione gomme. Poi che magari arriva Hamilton e fa più cagare di Sainz e Leclerc perché sta fuori forma, non credo, però può succedere. Però di base Hamilton è stato preso per quello, per andare a compensare tutte le mancanze che abbiamo oggi. Magari un indirizzo sullo sviluppo dell'auto dato dal pilota ancora migliore, perché magari Hamilton ti aiuta pure a indirizzare meglio lo sviluppo. Questo è il motivo per cui arriva Hamilton. Perché purtroppo oggi su Sainz e Leclerc non si può fare affidamento. Nell'arco di una stagione ti fanno la grande domenica, affilano due domeniche, questo è il problema. Siamo illusi, due domeniche che finalmente avevamo compensato tanti errori, invece non è così. Abbiamo rivisto purtroppo ieri che gli errori sono sempre quelli, che il team fa sempre le solite cose ed è difficile ora pensare al mondiale, perché veramente la McLaren si deve suicidare per farti vincere il mondiale costruttori. E non lo farà, non lo farà, perché la McLaren, ripeto, in Qatar, capace che ti molla una doppietta, basta un risultato buono buono della McLaren, tu sei tagliato fuori. La Ferrari non è favorita in nessuna delle prossime gare. Ferrari può fare bene, ma non è favorita, capiamoci. La McLaren è la favorita. E con questa Red Bull bisogna anche capire se siamo in grado di battere Max, eh? Perché ieri, anche sull'asciutto, la Red Bull sarebbe andata più forte della Ferrari. Capiamoci, quindi, con una macchina che non è la favorita, due piloti che alternano grandi prestazioni e degli errori assurdi, spiegatemi voi quali sono i presupposti per andarci a vincere il mondiale costruttori. Per me non lo vinceremo mai. Lo vince la McLaren e, nonostante la macchina migliore, se fosse stato un team all'altezza, quello McLaren quest'anno avrebbe dovuto vincere 15 gare minimo e stravincere il mondiale piloti e costruttori. Già ora sarebbe dovuto essere tutto deciso. La fortuna è che la McLaren è un team più impiastrone di quello Ferrari. Ecco perché vi dico io, mi chiedete, ma tu vedi un dominio? No, non vedo nessun dominio della McLaren. Assolutamente no. Non c'è un dominio perché la McLaren ha qualità scarse nel team, come la Ferrari. Quindi non vedo nessun dominio. Magari nel 2025 può fare di nuovo bene, ma poi basta. Cioè, se non acquisti e non migliori, la McLaren quest'anno ha fatto le solite cazzate. Peggio di quelle Ferrari, eh. Probabilmente a livello di team, di pit stop, di strategia, Ferrari ha fatto meglio di McLaren. Penso un po' tu, che sono due team mediocri da quel punto di vista, quindi dispiace ragazzi, perché le occasioni erano ghiotte. Ieri bastava che Sainz non sbatteva, arrivava in top 10, saremmo arrivati alle ultime tre gare più o meno con lo stesso distacco. Quindi Sainz è scomparso. La fortuna è che Piastri ha fatto 40.000 casini e Norris pure, altrimenti i ragazzi avrebbero chiuso il mondiale costruttori ieri. Vediamo che succede. Io sono scettico, ve lo dico. Poi ognuno può pensare quello che vuole. Ciao, aglio.